Se serve fare di più sulla no tax area per i comuni colpiti dal terremoto nel centro Italia, lo faremo. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni risponde da Arquata del Tronto alle polemiche sollevate dal primo cittadino di Amatrice sulla mancata concessione dell'esenzione fiscale per le imprese. L'interpretazione del sindaco Pirozzi sulla circolare del governo è confermata, ma Gentiloni dimostra ampia disponibilità a venire incontro alle comunità del cratere, utilizzando tutti gli strumenti legislativi disponibili. Siamo di fronte a un compito enorme, però abbiamo un buon impianto, abbiamo risorse economiche necessarie, abbiamo l'impegno di tutti, penso che ce la possiamo fare. E poi possiamo migliorare le cose che non funzionano. Nella legge è tutto chiaro, ma se ci sono cose da aggiustare, le aggiusteremo. A pochi giorni dal primo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016, il Premier è arrivato ad Arquata per visitare il secondo villaggio di Casette nella frazione di Piedilama, mentre in molte strade le macerie sono ancora a terra. Finora sono state rimosse 60.000 tonnellate, ma ne devono essere portate via altre 500.000. Sarà l'esercito ad occuparsi della rimozione nei prossimi mesi. La rimozione delle macerie, pur avendo enormi complicazioni burocratiche legate alla proprietà degli immobili, alla proprietà dei terreni, è comunque un segnale indispensabile per guardare al futuro e io volevo anche personalmente venire a testimoniare assieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Graziano, la nostra riconoscenza al genio dell'esercito per questo lavoro. Ad aprire le polemiche il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che ha accusato il governo di essere venuto meno alla promessa dell'esenzione fiscale totale delle imprese da contributi e tasse per 2 anni. Ho letto riga per riga il bando del Ministero dello Sviluppo Economico, spiega il primo cittadino, e non c'è nulla di quanto promesso, cioè l'esenzione. Infatti la norma prevede un tetto per la sospensione dei tributi a 100 e 300 mila euro per IRPEF e IRAP, secondo la normativa europea, mentre i comuni del cratere chiedono una esenzione totale per 2 anni.